in borsa italiana, dove vedo già per noi Simona Avvantaggiato con i protagonisti del Financial Forum organizzato dalle Fonti Group, insieme a lei Alan Friedman. Allora diamo subito a lei la parola. Ciao Annabella, ciao a tutti gli amici di Le Fonti TV, sono qui in compagnia del giornalista Alan Friedman, che ringrazio per la disponibilità a soffermarsi ancora una volta con noi ai nostri microfoni per approfondire un po' quello che è stato il tema del suo intervento, l'interessante intervento iniziale di apertura dei lavori qui al convegno del Financial Forum della terza edizione organizzato dalle Fonti. Un intervento interessante in quanto Alan ha appunto parlato proprio su quelle che sono le prospettive dell'economia mondiale, dell'Europa ed italiana. Dunque Alan, io ti voglio chiedere qual è la situazione in Italia dal punto di vista appunto dell'economia e poi anche eventuali tensioni, parlare un po' anche delle tensioni che ci sono con l'Europa. Nel mio intervento qui al Convention Financial Forum di Le Fonti TV ho voluto spiegare che fra qualche mese, quest'autunno, rischiamo di avere diversi problemi ancora più gravi, perché mentre c'è un rallentamento globale in corso dovuto alla guerra commerciale di Trump contro la Cina, io prevedo che ci sarà una guerra commerciale contro l'Europa fra pochi mesi, probabilmente questo autunno, in cui Trump minaccerà più dazi e più punizioni per l'Europa. Allo stesso momento il governo italiano, la politica economica che ci ha portato crescita zero, con politiche ridistributive che sono soprattutto recessivi, e questo è un quadro che purtroppo vuol dire che l'Italia non può essere isolata, un'isola, deve far parte dell'Europa, ma se invece il gioco di potere in Italia è quello tutto domestico, tutto mirato al calcolo di Matteo Salvini, se riesce a codificare il 35, 37 o 40% del voto, e questo pensa che il modo migliore di fare la campagna contro l'Europa e contro i mercati e contro Draghi, allora andiamo verso il baratro. Però la cosa che Salvini sbaglia di più è che lui dice sempre la nuova commissione, tutto andrà bene per noi. No, Salvini ha meno di 30 voti nel Parlamento europeo di 751, non ha la maggioranza, non ha il potere, è molto potente politicamente a casa, poco all'estero. Questo per l'Italia significa un periodo molto difficile. Grazie Alan. Posso farti un'ultima domanda? Questa sera avremo proprio qui in borsa, Palazzo Mezzanotte, le Fonti Awards. Io volevo chiederti, ci sarà un faccia a faccia con Passera? Vuoi accennarci proprio qualcosa al volo? Quali saranno gli argomenti di questo interessante faccia a faccia? Certamente, con Passera, che è stato grande banchiere, che è stato ministro, parleremo del G20, parleremo dell'Unione Europea, parleremo di Trump, di Cina e parleremo anche un po' dell'Italia, perché ricordiamo che l'Italia, se vuole crescere, deve far parte di un'Europa unita, perché le sfide della Cina sono forti e le sfide del mio paese, da Trump, sono forti. Quindi chiederò a Passera come lui pensa che l'Italia deve gestire questa fase molto delicata. Grazie Alan. Allora invito tutti gli amici di Le Fonti TV di restare qui con noi, di seguirci in questa giornata, in questa mattinata del convegno Financial Forum. Per tutte le prossime novità vi aggiornerò io naturalmente da qui, e ovviamente attendere questa sera il faccia a faccia di Alan Friedman con Corrado Passera.